Oh, arrivo, stavo a piantare un chiodo per mettere una foto. Lanciamo la sigla e arrivo. Arrivo subito dopo la sigla. Eccoci qua! Ben ritrovato sul mio canale YouTube, Mauro Barbacci, faccio il fotografo professionista naturalista e oggi mi trovi qui dentro perché questa settimana era un caldo boia e non sono riuscito ad uscire, ma soprattutto perché sto mettendo in piedi una cosa pazzesca. Adesso dopo te faccio vedere un attimo che ho il delirio e devo fare la svelta perché adesso c'ho la live tra un po'. Dove pulisco il sensore, cioè il sensore della mia Canon da pulire, e lo faccio in live, quindi se ti va ogni tanto vieni a trovarmi anche su Twitch che faccio queste cose così. Mai sentito col martello? Perché stavo mettendo il chiodo per appendere queste foto. Fatto delle foto stampate piccole su cornici piccole da mettere qui dietro, qui dietro, perché adesso te lo faccio vedere cosa accade. C'è un casino, guardate, avviso, c'è un gran casino. In pratica qui dietro di me verrà arredato con più immagini, perché prima ti faccio vedere quello che succede. Guarda, bella anche questa, l'inquadratura. Anche questa è bella, con dietro le scritte. Vai a vedere il mio sito, qui c'è il .com, ma c'è anche il .it, non cambia niente perché c'è il redirect. Ma perché tutto questo? Perché in pratica, prossimamente, tu vedrai una scena tipo così. Adesso occhio e croce, nel mio canale Twitch per le live. Perché questo? Perché sto le mie chitarre, sto rifacendo totalmente la mia postazione. La settimana prossima questa postazione verrà completamente modificata. Per adesso non so se hai visto gli altri video della mia postazione, c'era solo questa parte qui con il MacBook Pro e il monitor da 32 pollici per la gestione dei video e delle foto. In più c'è una mini postazione qui per la streaming. Allora, questo chiamiamolo il primo episodio dove ti presento il lavoro che andrò a fare. Verrà smantellato tutto quanto. E forse, aspetta che mi rimetto seduto, ti rimetto a tre piedi così parliamo meglio, ecco qua, così, perfetto. E forse, allora, qui dietro rimarrà la mia postazione con il MacBook Pro per lavorare e basta, solo per il lavoro, che tra le altre cose, se vedi, sto preparando tutti gli eventi che inizieranno a settembre online, una serie di eventi micidiali. Quindi se ti iscrivi al canale YouTube e mi segui anche su Twitch verrai aggiornato, perché adesso io blocco tutte le iscrizioni ai miei abbonamenti, rimane solo Twitch attivo. Tutta l'estate farò streaming e YouTube, ma poi si ricomincia da settembre con i corsi. Qui da una parte, qui, questa postazione verrà completamente smantellata. Perché? Perché adesso metterò un Mac Mini con tre, no, adesso, dalla prossima settimana, Mac Mini con tre monitor, tutte le webcam finiranno lì, le telecamere esterne finiranno lì. Perché? Perché gestirò tutti i corsi, le live e tutto quanto da lì, e lo sfondo sarà questo di qua, con le foto, sarà. Quindi non ci avrò più il problema della telecamera inclinata, perché sennò si vedono le chitarre, si vede il termosifone incazzonato. No, dietro di me solo foto. Da qui le webcam via, perché sul portatile non lavorerò più con la webcam. Verranno messe tutte qua, una postazione dedicata esclusivamente alle live e ai corsi.
sia online che on demand. Lavorone, sì, un lavorone. Adesso, vedi, per esempio oggi appendiamo questa foto qui, che non vedi niente da lì logicamente, oppure questa foto qui, no, questa l'appendo, questa è un regalo per un mio grande amico che tra le altre cose è sul mio canale Twitch, e gliela regalo perché questa foto è stata scattata sopra casa sua, anzi questa l'ho scattata proprio da casa sua, a Rio Freddo. Quindi Peppe, sai da già che è pronta, la vieni a prendere a scheggia però, è pronta, eccola, corniciate tutto, la puoi appende o appoggià, scegliete, te l'ho anche firmata, guarda. Quindi vieni su, vieni amico mio, tanto so che ci vieni. E quindi ecco, qui devo mettere le varie, devo appendere le varie immagini qui sulla parete. C'ho Arte Naturale pronto, come progetto prontissimo, ma la cosa più tosta di tutte è che a partire da questa settimana, a parte le pippette tecnologiche che sto facendo, c'è una cosa grossa. C'è la... No, non mi piace chiamarla caccia perché è una ricerca per me, la ricerca della rosaia alpina, che è questo bellissimo coleottero qui, è la cerimbice dei facci, cioè bellissima, 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 bellissima. L'ho fotografata solo in quella foto che hai visto, ma... voglio fare di più, voglio fargli sia la foto, le foto, e va bene, sì, però io voglio fare un video con il microfono ultradirezionale perché voglio registrare il suono che produce con le tenaglie che ha davanti, cioè pazzesco, veramente pazzesco. Bello, così sembro Topolino con le con la mappa del cielo dietro, dietro la testa, sembro, ecco, così sono proprio Topolino, insomma. De Topolino c'ho ben poco, ma proprio una pantegana, ma però vabbè, però è bella questa, ecco, questa qui adesso messa così sarà l'immagine di copertina, quindi adesso mi fermo un secondo per fare l'immagine di copertina, ecco, quella era l'immagine di copertina. In più arriva la stagione, cioè è arrivata la stagione calda, quindi, però di giorno, sì di giorno che di notte, andremo in giro di notte, andremo anche a fare le live su Twitch, troverai le live mentre faccio fotografia notturna da qui in avanti. Quindi ragazzi, ce n'è de carne al fuoco, ce n'è tanta, però la cosa importante è che metterò a regime la postazione e la ricerca della rosaia alpina, cioè a cannone proprio, veramente a cannone. C'ho da fare un po' di sopralluoghi che sono rimasto indietro sta settimana perché per via di sto caldo è arrivato tutto d'un botto, io il caldo non lo soffro abbastanza, ecco, e mi sono ritrovato che ho avuto dei problemini del tipo che mi reggevo in piedi, un po' di fiacca come si suol dire, e ho dovuto sta bono e sto a prendere delle pasticche, degli integratori, lo so come si chiamano, io non prendo mai medicinali, quindi non so neanche che roba è, me l'hanno data e io la prendo. E allora mi devo un attimino prima abituare al caldo, dopo riprende con tutta l'attività dei sopralluoghi. C'ho lo zaino pronto, l'avevo preparato proprio per il sopralluogo, eccolo, però non so, non ci sono riuscito, quando sono andato, scusa, c'avevo il telefono che tra l'altro anche spento, cioè non c'è manco una sim dentro, che è partito, ha fatto beep, ha fatto, via, tolto, scusa, vedi che io non taglio, registro, taglio, no, io so così, ta 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 ta,
Però ecco, a parte questo, si va alla grande, si sta andando alla grande, e sempre più contenuti, sempre più materiale in arrivo. Sto rifacendo anche il sito internet. Forse per la prima volta nella mia storia e nel mio sito internet ci sarà una galleria fotografica, cosa che io non ho mai messo fino ad oggi, perché lo so perché, per pigrizia penso, cioè poi fa il fotografo, c'è cioè un fotografo col sito senza galleria. Ragazzi, c'è... capita. Io sono fatto così, ragazzi. Però a parte questo... vivremo insieme tutto quello che faccio se ti iscrivi a questo canale e mi segui su Twitch. Saranno molto interessanti la lista di eventi che stanno arrivando, quindi tieni duro, tieni. Ti voglio far vedere come smonterò tutto qui però, aspetta. Come andrà a finire qui la postazione? Allora, c'ho foto stampette ovunque. Allora, questo verrà smontato tutto quanto, perché qui al posto di questo qui ci andrà il supporto, questo qui che è più professionale della Manfrotto, con doppia webcam montata, inquadratura stretta e inquadratura larga, che si terranno su questo così. Ci andrà il faretto quello là, più altre luci, metterò delle luci diverse perché, allora, tenete, usavo le luci da tipo viola per Twitch, no, da qui in avanti l'ambiente sarà a luce naturale proprio per far vedere tutte le immagini dietro di me, proprio luce naturale e basta. Alcune immagini le cambierò, le sposto di là in casa e di quale metto nuove, nell'appartamento di quale metto nuove, e quindi tutto luce bianca naturale, non le fighetterie perché non mi interessano. Qui parliamo di fotografie, le fotografie si devono vedere, si devono. Ci sarà una regia pazzesca perché saranno doppia webcam stretta e larga su di me, una webcam che riprenderà dall'alto la scrivania, in modo che quando faccio cose ben precise, che si devono vedere le mani e quello che faccio, si vede. Ti devo far vedere la profondità, come gestire la profondità di campo, collego la macchina alla regia, collego. Una cosa veramente un sacco figa viene fuori. E con questi video ti voglio far vedere come creerò la mia regia, perché allo stato attuale ho due regie. Tirerò tutto dentro una grossa regia, bella tosta, una cosa bella fatta bene. Qui dietro rimarrà il banco da lavoro, rimarrà. Ero tentato di togliere il monitor e il portatile da lì e le due casse, però dopo ho detto no, quella è la postazione mia di lavoro, per foto e video con il portatile, in modo che anche se devo andare via col portatile c'ho tutto quanto. La scheda audio la trasferirò sulla regia, lì non mi serve la scheda audio, ma mi servono sì le casse ma non la scheda audio, quindi la scheda audio la porto di qua, il monitor quello rimane lì. Qui verrà, questo andrà via, monitor del cacchio, qui verranno messi tre monitor, uno per la regia, uno per la condivisione e uno per la chat. E io mi devo rimettere sul treppiede perché ho avuto un problema, c'ho anche un problema alle spalle, ragazzi, cioè sono diventato un cancello praticamente. Vi dicevo, tre monitor, doppia webcam, webcam esterna che la metterò molto probabilmente sopra là per un'altra tipologia di ripresa, e webcam mobile. No webcam, camere, perché userò camere come questa qui, utilizzerò. Mentre di qua niente webcam, di là è solo postazione di lavoro, qua corsi e live. Regia con corsi e live. Cosa veramente tantan, veramente fatta bene. Logicamente sempre Apple,
questa, la vecchia regia, la trasferirò. La trasferirò molto probabilmente in una stanza che diventerà la stanza dedicata alla pesca a mosca. Io non so se lo sapete, mi sono un pescatore a mosca. Ho pescato a mosca per tanti anni, costruivo le mosche, tutto quanto, mi sono fermato per un periodo e adesso ricomincerò dalla costruzione e metterò una regia, che sarà questa qui, la vecchia regia di qui, la sposterò, la metterò lì una volta che ho finito i lavori e faremo delle live mentre costruisco le mosche e così via. Forse, perché il tempo ce n'ho veramente poco, quindi non lo so se la farò mai sta cosa. Comunque questa è una regia che posso mettere in qualsiasi posto semplicemente collegandoci al microfono, non è che devo fare altro. Gli porto dietro, gli aggiungo una webcam col faretto, ecco, posso spostare tranquillamente sta cosa da un'altra parte e utilizzarla come regia, senza problemi. E quindi... ecco, è un po' così, però la cosa più bella per me rimane sempre l'uscire, l'andare fuori. Fate lo zaino, non so che vuoi vedere il mio zainone. Lo vuoi vedere? Eccolo. L'F-stop, eccolo. Carico d'attrezzatura. Bello zeppo d'attrezzatura, eh. Il bambinone è... in crisi che lo sto portando in giro, ma mi fa male le spalle, mi sono fatto male a una mano e in più era caldo, quindi nei commenti ditemi se vi piace sta cosa che sto mettendo in piedi e soprattutto se vi piace sta parete piena di foto dietro di me, che vedrete, a differenza di prima che non si vedeva anche Kaiser, la vedrete adesso, la vedrete e la vedrete bene. Adesso io però, visto che ho piantato il chiodino, voglio appendere la foto con te. Voglio appendere, aspetta, c'è la maglietta qui camion come i fi piccoli, cioè top de gamma. Allora, fammi vedere se si vede così che la appendo. Sì, qua la appendiamo, questa qui del Rio Freddo. Vediamo se devo fare il lavoretto oppure ci sta così. No, ci sta così, perfetta. Eccola. Perfetta, eccola lì. La te prendo e te la faccio vedere. Eccola qui. Eccola. Vedi con tutte le altre che mano a mano sostituirò. Ah, non c'ho lo stabilizzatore attivo. Visto, quindi sarà un casino sto video, già me l'immagino. Quindi allora vuol dire che adesso per fare i saluti ci rimettiamo sul coso, ci rimettiamo sul treppiede, porto qua. Olè, ma che casino sto video proprio prima di che nel video reality. Allora ragazzi, io siccome io devo riaccendere assolutamente il ventilatore perché sennò casco a terra, schianto a sto giro, t'ho fatto vedere tutto per vedere come procederanno i lavori a partire dalla settimana prossima. Oltre ai lavori della postazione andremo anche in giro dalla settimana prossima alla ricerca della Rosalia Alpina. Te la faccio rivedere, così te ne voglio ancora di più. Te ne voglio. Quindi andremo avanti con questo e andremo avanti per luglio e agosto con la ricerca. Durante la ricerca farò anche i sopralluoghi, riprendo il podcast, occhio, podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, su tutto podcast. A breve te pubblicherò anche l'intervista che mi ha fatto RTL 102.5 una settimana fa, una video intervista stavolta, però ecco, forse vedrai anche che mi taglio la barba, no, questo non lo vedrai mai, cioè non fino al prossimo, devo passare al prossimo inverno, quindi... anzi metti nei commenti se vuoi vedere la barba che cresce fino al prossimo, no, fino alla prossima estate, finché non rifarà caldo dopo il prossimo inverno, quindi la farò ad aprile del prossimo anno la barba, Bene ragazzo, è stato un piacere,
ci si vede presto e metteremo insieme in piedi questa nuova avventura. Ciao.